The Cooking Show, il mondo in un piatto, no? Lo dice anche il sottotitolo. Vogliamo mettere a confronto la cucina italiana con la cucina straniera, ma questo è un presupposto, cioè mettere a confronto due cuochi importanti oppure anche giovani, non soltanto quelli super conosciuti, è un presupposto per poter raccontare i principi, cioè l'alimentazione, la nutrizione, la sostenibilità, il non sprecare il cibo, che questa è una cosa gravissima, e soprattutto la trasmissione racconta con il terzo piatto che fa Lisa Casali, che è la conduttrice, racconta la possibilità di fare un terzo piatto con gli avanzi che gli altri due cuochi hanno lasciato sulla cucina per preparare i loro due piatti. Da un punto di vista televisivo la trasmissione va molto bene, teniamo presente che la trasmissione va in onda su una rete che non parla di cucina, perché Rai 3, la rete dedicata alla cucina è Rai 1, cioè quella più generalista, quella più nazional popolare, eccetera. Beh, l'esperienza è stata per noi importante, perché sapere che durante il periodo estivo ci sono oltre 500.000 persone che guardano questo programma, cioè la cosa, e soprattutto quella cosa interessante è che tutte le critiche sono positive, cioè la cucina per una volta ha portato onore totale a Rai 3.